fare un'informazione corretta, basata sulle evidenze, scientifica, ma allo stesso tempo in grado di arrivare a tutte le persone, cioè chiara, comprensibile, con un linguaggio adatto, è un'operazione difficile, ma è quello che sta alla base di fare veramente quello che è per altro consumo una mission e che credo sarebbe importante da più fonti, cioè l'empowerment delle persone, dare alle persone gli strumenti per essere in grado di agire, di fare delle scelte, di fare delle critiche. Purtroppo nel mondo di oggi tutto ciò è estremamente difficile perché siamo in una situazione di iperbombardamento. Il web, la pubblicità, la televisione, i media, sono mille le informazioni che ci arrivano. Il vero problema è proprio fare il distinguo, ciò che va bene, ciò che non va bene, ciò che è corretto, ciò che è affidabile. E quindi è estremamente difficile per le persone stare dietro a tutto ciò. Quindi stiamo parlando di un tema estremamente complesso in cui si sviluppano le bufale, le famose fake news che vanno in giro, che hanno successo, hanno credito, e noi stessi onestamente spesso ci troviamo proprio in difficoltà perché spiegare alle persone magari cose che non fanno anche neanche tanto comodo, cioè dire alle persone che la pillola miracolo non esiste, piuttosto che dire alle persone c'è la pillola che ti aiuta, è più difficile, è molto più difficile, la gente non vuole sentirselo dire, quindi è un lavoro complesso, difficile, che comunque cerchiamo di fare, ma il nodo, messaggio, linguaggio chiaro, adatto alle persone per raggiungerle davvero è la chiave.